Signori e signori, buongiorno, benvenuti qui all'Ippodromo di Vinovo. Siamo qui per l'estrazione dei numeri dei partenti che ci sono stati alle ore 11 del Gran Criterium torinese. Come sempre, una corsa riservata ai maschi e una alle femmine con una dotazione di 34.000 euro circa sulla distanza dei 1.600 metri. Sono rimasti 7 maschi e 11 femmine che si cercheranno di dare battaglia in una giornata per noi che sarà comunque importante, tant'è vero che avremo anche una finale regionale di Miss Italia, quindi tanti motivi per venire a trovarci, per stare con noi sabato pomeriggio. Ma a questo punto noi siamo pronti e allora, come sempre in queste occasioni, con noi abbiamo l'handicapper di Torino Guido Cardea e la nostra segretaria di segreteria, la signora Francesca Lodi. Buongiorno. 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 E allora, a questo punto, come sempre, ci sarà una pallina dove c'è il nome del cavallo e l'altra il numero. Quindi l'abbinamento è molto semplice. Io direi direttamente di partire e partiamo dai maschi. Il numero 3 per... Dimitri Ferm. Per Dimitri Ferm, che avrà al sulchi alle guide Andrea Farolfi. È un cavallo sul quale Mauro Baroncini ha sempre puntato, aveva avuto un infortunio, l'hanno rimesso in sesto e buon numero. Col numero 1 partirà Dream Time B. Dream Time B, che avrà alle guide il suo proprietario nonché allevatore Mauro Biasuzzi. Col numero 6 Denzel Treb. Numero 6 per Denzel Treb con Cesare Ferranti alle guide. Numero 4 Dandy AS. Numero 4 per Dandy AS con Antonio Di Nardo. Numero 7 per Detto Fatto Laumar. L'ultimo numero dello schieramento per il giovane Carmine Piscuoglio, che sarà in sulchi al numero 7 di Detto Fatto Laumar. Col numero 2 Dumas. Numero 2 per Dumas con Edoardo Locisano, che prova l'inserimento in una categoria impegnativa, e l'ultimo numero sarà per forza per... Allora, il numero 5 per Dardo Zac. Dardo Zac, VP dell'Annunziata in sulchi, uno dei cavalli forse più promettenti sino ad oggi di questa generazione, che ha già fatto vedere cose assolutamente importanti e rimane proprio su di una vittoria fatta qui sulla pista di casa. Bene, allora, numero 1, Dream Time B, Mauro Biasuzzi. Numero 2, Dumas, Edoardo Locisano. Numero 3, Dimitri Ferm, Andrea Farolfi. Numero 4, Dandy AS, Antonio Di Nardo. Numero 5, Dardo Zac, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Numero 6, Denzel Treb, Cesare Ferranti. E numero 7 per Detto Fatto Laumar con Carmine Piscuoglio dell'Annunziata. Benissimo, allora a questo punto siamo arrivati invece alle femmine. Qui ad aderire sono state ben 11 ragazze che iniziano ad approdare ai Gran Premi, per questi che sono i primi appuntamenti importanti per i cavalli di 2 anni. E allora, se siamo pronti, direi di partire. Prego. Allora,
Col numero 4, Danza dei Venti. Danza dei Venti, un allevamento che ormai abbiamo imparato a conoscere tutti molto bene, sempre cavalli di classe, e il numero 4 con Carmine Pesquoglio dell'Annunziata. Numero 1, Du Quoin A.S. Numero 1 per Du Quoin A.S. con Insulchi Antonio Di Nardo. Numero 10, Dorothy Barr. Seconda fila per Dorothy Barr, che alle guide avrà Vincenzo Pesquoglio dell'Annunziata. Numero 2, per Diva Ferm. Allevamento piemontese, quello della famiglia Canavesio, Diva Ferm con il numero 2 e Andrea Farolfi in sulchi. Numero 9, per Dalila Barr. Ah no, le due compagne di allenamento sono una di fianco all'altra, e allora Dalila Barr, cavalla molto cara a Daniela Truccone, con il numero 9 e la guida di Pietro Gubellini. Col numero 7, Dani Matic. L'ultimo numero della prima fila va a Dani Matic con al sulchi Cesare Ferranti. Cinque per Dua First. L'allieva di Santo Mollo che avrà al sulchi Marco Smorgon, Dua First. Col numero 3, Divina Bread. Divina Bread al 3 con la guida di casa di Cosimo Cangelosi. Col 6, Diletta Axe. Andrea Guzzinati sarà invece al sulchi di Diletta Az, l'allieva di Dubois e della famiglia Grosso. Col numero 11, Divina B. Numero 11 per Divina B, con al sulchi anche lei, avrà il suo proprietario allevatore Mauro Biasuzzi. Col numero 8, Due Italia. Numero 8 per Due Italia. E allora eccoli qua i partenti di queste due corse, Gran Criterium Torinese, maschi e femmine. Come potete vedere 11 sono nelle femmine, 7 nei maschi. Ricordiamo anche che la corsa sarà una corsa di gruppo 3. E allora a questo punto non ci rimane che iniziare a studiare un po' i partenti per vedere che cosa riusciamo ancora di più a raccogliere guardando le ultime corse disputate di questi cavalli e vedere chi saranno poi a fine settimana quelli che avranno vinto questi criterium che si sono disputati e hanno iniziato proprio ieri a Dagnano. Ricordiamo allora a questo punto i partenti, quindi nelle femmine il numero 1 Du Quoin A.S. con Antonio Di Nardo, numero 2 Diva Ferm Andrea Farolfi, numero 3 Divina Breed Cosimo Cangelosi, numero 4 Danza dei Venti Carmine Pesquoglio dell'Annunziata, numero 5 The First Marco Smorgon, numero 6 Diletta Ax, Andrea Guzzinati, numero 7 Dani Matic, Cesare Ferranti, in seconda fila con il numero 8 Due Italia Mauro Baroncini,
Numero 9, Dalila Bar, Pietro Gubellini. Numero 10, Dorothy Bar, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Numero 11, Divina B, Mauro Biasuzzi. Passiamo ai maschi con il numero 1, Dreamtime B, Mauro Baroncini. Il numero 2, Duma, Edoardo Locisano. Numero 3, Dimitri Ferm, Andrea Farolfi. Numero 4, Dande AS con Antonio Di Nardo. Numero 5, Dardo Zac, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Numero 6, Denzel Treb, Cesare Ferranti. E numero 7, Detto Fatto Laumar, Carmine Piscuoglio. E allora a questo punto non ci rimane che darvi appuntamento per sabato. Attorno alle ore 14 circa inizierà probabilmente il convegno. E allora noi vi aspettiamo, come detto prima, con anche un concorso, una finale di Miss Italia regionale, quindi tanti motivi per stare qui con noi. Belle ragazze in pista e bei cavalli, belle ragazze sul parterre e invece bei cavalli in pista. E allora a questo punto dall'ippodromo di Vinovo è tutto. Grazie a Guido Cardea, grazie a Francesca Lodi, linea alla regia.